Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E fu candidato proprio da Berlusconi a sindaco di Milano, no? Sì, dopo quattro negazioni, l'ultima per iscritto mi telefonò e mi convinse a cambiare lavoro e vita, facendo leva su un argomento che nel mio caso era l'unico che avrebbe potuto distogliermi dalle scelte già fatte, cioè il dover essere, la coerenza con quello che stavo facendo, perché sottolineò il fatto che ero presidente degli industriali metalmeccanici, quindi non lavoravo solo nella ditta Albertini, e con ciò mi motivò a dare il contributo che poi ho dato per quasi 10 anni, trasferendo la competenza, il modo di agire, insomma l'imprenditore prestato alla politica nella grande impresa di servizi che è un grande comune. E la coerenza con quello che avevo fatto mi convinse a cambiare registro con questa motivazione. Come tutti i giganti, Berlusconi aveva una straordinaria capacità di conoscere le persone senza conoscerle, con i polpastrelli, e aveva individuato la leva giusta per farmi cambiare idea. Ecco, grazie a che cosa? Quella che insomma se ne parla molto oggi, alla sua empatia anche? Assolutamente, che lo portò, credo, in tutta la sua vita, anche nei rapporti internazionali, per esempio, perché applicò una sorta di psicodiplomazia. Rari casi di altri leader politici che riuscissero a entrare in confidenza, in sintonia spirituale con altri capi di Stato e di governo, come accadde a lui con Putin, con Bush, con altri. E poi un'altra empatia è quella riconosciuta e riconoscibile non solo con i singoli, cioè con le personalità individuali, ma anche con l'humus di un'intera comunità, di un popolo intero, come è accaduto per gli italiani. Gaber diceva: io non temo il Berlusconi in sé, ma il Berlusconi in me, no? Sì. Perché era questo che era riuscito a fare, e il successo che ha avuto si deve a questa sua grande capacità di intuire i sentimenti, le speranze, le aspirazioni di un popolo intero, e utilizzando anche i metodi, questa è la parte razionale del marketing, cosa che ha ampiamente applicato in politica con il successo straordinario che conosciamo. Senta, Berlusconi gli sono riuscite molte cose, ma forse non è riuscito nella cosiddetta rivoluzione liberale, d'accordo? Era partito con le migliori intenzioni. Certamente il primo Berlusconi, quello che ho incontrato io agli inizi della sua scelta politica, aveva questa visione e aveva proprio una vocazione missionaria nel portare nella politica italiana questi valori, il partito liberale di massa di cui parlavano i sociologi, lui l'aveva fondato. Poi una serie di circostanze, degli impedimenti, in primis proprio lo scontro giudiziario che avvenne proprio nei primissimi mesi della sua discesa in campo, insomma nel 94 a Napoli, ricordiamo tutti l'episodio dell'avviso di garanzia pubblico, sì, mentre presiede una riunione internazionale proprio sul tema della sicurezza, e da lì 30 processi in quasi 30 anni e altro, le difficoltà a tenere insieme una compagine che aveva unito per le elezioni, ma che aveva difficoltà a mantenere coerente nelle scelte politiche, un insieme di difficoltà l'ha portato forse a delle rinunce, a dei passi indietro, a ridimensionare il suo disegno, e questo è quello che non è successo. Però mi lasci dire un'ultima cosa prima, prego, di salutarvi. Si può dire tanto di Berlusconi anche in negativo per chi non lo apprezza, però su una cosa credo che non possiamo essere tutti d'accordo: lui è stato un gigante in ogni scenario, in ogni settore in cui si è occupato. Altre personalità sono stati dei grandi politici, ho citato De Gasperi, il numero uno del dopoguerra, il massimo della consenso e il massimo anche del bene pubblico, ma nessun altro è stato un gigante anche in altri settori. Lo è stato nella politica come ombelico del mondo di 30 anni di politica italiana e non solo.
anche internazionale per buona parte, ma è stato un gigante nello sport. Per chi come me milanista ricordava il Milan in Serie B, con lui ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Le case, quindi il suo successo imprenditoriale come immobiliarista, fatte in un modo nuovo e diverso, le auto sottoterra, i laghetti, il prato verde, il parco, gli asili nido, i servizi essenziali a due passi da Milano. Segrate è diventata Milano 2 a tutti gli effetti. E poi la cultura, è vero che forse non ha scritto neanche un libro, anzi ne scriveranno tantissimi su di lui, ma quanti ne ha fatti pubblicare con le sue case editrici, con i suoi mezzi di informazione e di comunicazione, e anche gli aspetti culturali che sono venuti dalle sue televisioni sono innegabilmente, anche sotto questo profilo, un gigantesco successo di un uomo unico, direi numero uno in ogni settore, e questo è solo suo, di nessun altro leader degli ultimi 30-40 anni. Grazie per questa sua testimonianza, Gabriele Albertini. Grazie a voi. Posso dire una cosa? Dopo la pubblicità, perché sono in grande ritardo.